Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi il tirante e le testine dello sterzo bulk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare la testina dello sterzo, devi sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote per accedere al sistema di sterzo. Molla i bulloni delle ruote anteriori. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso puoi vedere la testina dello sterzo. Questi componenti sono spesso bloccati. Usa pure dello sbloccante per facilitare l'operazione. Fai un segno con un pennarello tra la bielletta e la testina dello sterzo. Ti servirà più tardi quando la smonterai e rimonterai. Usa una chiave regolabile per sbloccare il dado di sostegno della testina dello sterzo. Il controdado serve a evitare qualunque rotazione dei due pezzi l'uno sull'altro, rotazione che potrebbe modificare la geometria del veicolo. Adesso usa una chiave a bussola con inserto da 17 e sblocca il dado di sostegno della testina dello sterzo. Se non hai un estrattore per testine, usa un martello per spingere con un colpo secco il dado che hai appena posizionato in cima alla filettatura. La testina deve staccarsi dal perno. Spingi sul perno della testina solo se vuoi cambiarla, altrimenti rischi di rovinare la filettatura. Svita la testina stando attento al segno che hai fatto e contando il numero di giri necessari per toglierla. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale. Prendi la nuova testina e svita il dado che ha su. Rimetti in posizione la testina effettuando lo stesso numero di giri che hai contato quando l'hai smontata. Rimonta la testina nel perno. Rimonta il dado fornito con il nuovo pezzo. Premi sulla testina e stringila con una chiave a bussola. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Riavvita il dado della testina dello sterzo dal lato della bielletta. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e stringi bene i bulloni. Nel corso di questa operazione dovrai intervenire sul sistema di sterzo dell'auto. Un controllo della geometria effettuato da un professionista garantirà di nuovo che il sistema di sterzo sia perfettamente a posto e funzionante. Operazione conclusa. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale.